Bella a tutti ragazzi, sono Gianmarco, sono un ragazzo di 20 anni che ha una passione, non farsi prendere per il culo da Francesco Sole. Perché faccio questa cosa? Perché Francesco Sole fa sempre il vittimismo, oddio tutti mi odiano, mi bruciano la macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno fatto dei video contro di me. Allora, prima di tutto, nessuno odia te. Ma è stato ben chiarito che ce l'avevano con altre persone e tu eri solo un fantoccio. E quindi, vabbè, puoi raggirare chi non ha visto quei video. Però il discorso è un altro. Io, sai, sono un appassionato di aforismi, frasi, e ne conosco molte. E io guardando le frasi di Francesco Sole faccio, oh, oddio, ma sta frase io l'ho già letta da qualche parte, ma come può essere? Faccio, boh, forse sono simili. Allora ho iniziato a fare una cosa, no? Mo' vi farò vedere la schermata. Io sono andato sul profilo di Francesco Sole. Ho detto, oh, andiamo a vedere, va. Questo è oggi, eh. Andiamo a vedere. Poi vabbè, io ho fatto già altre ricerche. Le donne archiviano, non dimenticano. Vediamo, secondo me pure questa trovo su Google. Le donne non dimenticano, archiviano. Beh, più o meno. C'è una pagina Facebook apposta con 46.469 mi piace. Frase copiata. Poi, vediamo. Il 79% delle persone che cercano di tirare sul morale altre è più triste di loro. Questa mi è piaciuta un sacco, infatti l'ho cercata e l'ho trovata, pensate, il 28 dicembre del 2012. In un'altra pagina Facebook che è quella di DJ Sc vabbè non so come si legge, comunque questa è la pagina Facebook che dal 2012 aveva fatto questo post. Una pagina con ben 300.000 mi piace. Eccola. Poi continuiamo, vabbè, ma mica può essere, infatti io l'ho commentata con questo. Ricorda, a volte servono solo 20 secondi di stupido coraggio. E l'avevo cercata, eccola. Vlog, forum alternativo delle donne nel 2013, 17 gennaio del 2013. Cosa c'è scritto? A volte tutto ciò che serve sono solo 20 secondi di stupido coraggio. Che logicamente loro hanno preso la citazione. Lui nemmeno scrive che sono citazioni, ma le vende come frasi sue perché lui è un ragazzo di 20 anni che ama scrivere. Poi continuiamo, continuiamo, continuiamo. Fallo con il cuore o non farlo per niente. Pagina Facebook. Già esistente da parecchio, credo. Comunque, andiamo a vedere per sicurezza. Comunque, da settembre 2014 già girava questa pagina, pure prima, molto prima. Agosto, vabbè. Comunque, frase già scritta sui muri, eccetera, eccetera. E lui l'ha condivisa il 20 gennaio 2015. Vabbè, ma può essere che non l'ha copiata, eh. Oh, vabbè, i soliti video, video vittimismo, macchina a fuoco. Allora, più. Cerchiamo su Google anche quest'altra frase di Francesco Sole. Comunque pure questa copiata da Tumblr, vivissimamente copiata. Luglio 2014. È un blog di Tumblr. È una citazione di Dottor House, vedete, c'è comunque porca Giuda. Perché non le scrive queste cose? Clivici, cheat, porco Giuda, cheat, non ti ho chiesto di scriverci, l'ho copiata. Vabbè,
Ok, comunque questa è un po' cambiata, ma è la stessa solfa. E comunque sono frasi fatte, rifatte, ritrovate. L'altro giorno addirittura ho trovato una frase di Bob Marley. Questa. No, una frase di Che Guevara. E porco due. Cioè, vedere una frase di Che Guevara messa da sto coglione. Perché sei un coglione se fai queste cose, cioè copi e nemmeno citi. Poi parla dei Gesù Charlie, del diritto della stampa. Cioè, porco due, oh. Cioè, anche io sono Charlie, ma vaffanculo. Eccola, ricorda, chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perso. Sta frase l'ha detta il mio amico Ernesto, io la ricordo. Non siamo stupidi, c'è questa? Questa è una frase di cazzo Ernesto Che Guevara, c'è scritto solo ricorda davanti, ricorda un cazzo, ricorda. Ci devi mettere alla fine un citazione Ernesto Che Guevara, non un ricorda. Tuzia, ricorda. Poi dice che lo odi, ma nessuno te odia. Nessuno ti sta odiando. Stiamo solo dicendo che, almeno io sto dicendo che, se le cose le copi, dillo. Perché c'era qualcuno che mi ha detto che forse, cioè, voi ci puoi fare pure un post-it. Copiare è intelligente, imitare è stupido. Cioè, se tu copi, scrivi che hai copiato e va bene, ok? Tu c'hai stima per la persona che ha detto quella frase e sono d'accordo con te. Ma se tu sei stupido e vuoi far finta di fare due frasi che non sono due, sei un coglione, punto. Non perché sei Francesco Sole, stai a fare la vittima e quello che cazzo ti pare e noi ce siamo tutti cattivi che ce l'abbiamo con te. Sei un coglione, punto. Perché? Perché copi le cose e non dici che le hai copiate. Cioè, se tu le avessi copiate e basta, sono d'accordo con te. C'è scritto citazione sotto. Bene. È come se io prendo un tuo cazzo di video. E ci scrivo che è mio. Così, a buffo. A parte che i video tuoi sono tutti copiati, quindi non lo prenderei mai perché ci avrei paura di essere cioè di avere denunce per plagio da chiunque. Però, capito? Cioè, quello che ti voglio far capire. È come se, cioè, cazzo, io scrivo un libro. Cioè, tu scrivi un libro vedendoci frasi sopra scritte da altri. Per esempio, io non ho letto il tuo libro, eh. Però smetti caso che se tu su sto libro che io non ho letto, che spero ne vendrai tantissimi perché non è che mi dispiace che ci fai i soldi. Però dico, se tu nel libro che scrivi ci metti tutte frasi copiate da internet, cioè, ti pare una cosa corretta? A me no, però magari so io che sbaglio perché pensa, io metto i video su YouTube, manco li monetizzo. Quindi boh, Franci. Francis Sam, io non ce l'ho con te, eh. Anzi, ti auguro tutto il meglio del mondo. E niente, volevo solo sfogarmi. Questo era un video di sfogo. Io di solito non butto odio sulla gente. Com'è che dici te? E mo dovrebbe partire una musica dubstep tipo. Bella.